Ciao, sono Patrizia Azzi, una ricercatrice dell'INFN di Padova e voglio rispondere alla domanda come funziona il deceleratore di antiprotoni del CERN. Di sicuro avete sentito parlare di acceleratori di particelle, che accelerano fasci di particelle cariche come protoni o elettroni e poi, ad esempio, nell'HC al CERN li fanno scontrare fra loro per studiare le leggi fondamentali della natura e magari scoprire nuove particelle. Per studiare l'antimateria, però, noi abbiamo bisogno di costruire degli antiatomi. E cosa significa? Allora, se noi consideriamo l'elemento più semplice è l'idrogeno ed è costituito da un protone e da un elettrone. Per fare un atomo di anti-idrogeno abbiamo bisogno di mettere assieme un antiprotone e un antielettrone. L'antielettrone, cioè il positrone, sono relativamente facili da trovare. Ma gli antiprotoni sono più complicati. Infatti, per produrre un fascio di antiprotoni si fanno scontrare dei protoni con un blocco di metallo e poi si raccolgono gli antiprotoni che vengono prodotti in questi scontri subnucleari. Tuttavia, questi antiprotoni hanno troppa energia per diventare parte di un antiatomo e quindi c'è bisogno di una macchina che si chiama deceleratore, ossia rallentatore, e che li rallenta fino a ottenere un fascio di antiprotoni di bassissima energia. Questo deceleratore è una macchina circolare dove abbiamo dei magneti che tengono gli antiprotoni in un'orbita circolare e continuano a farli girare, e abbiamo dei campi elettrici che anziché accelerarli, li rallentano ad ogni giro. Alla fine, quando gli antiprotoni saranno sufficientemente tranquilli, possono essere raccolti in uno speciale contenitore, dove avranno la possibilità di catturare i rispettivi positroni e formare finalmente l'antidrogeno. Ormai sono circa 20 anni che al CERN si producono atomi di antidrogeno, per studiarne le proprietà e rispondere a domande come si comporta l'antidrogeno rispetto alla gravità? Cade anche lui o no? Continuate a seguirci per saperne di più.